E ne abbiamo approfittato di questi allenamenti collettivi qui a Chiuduro per incontrare alcuni tra i big del campionato italiano trial. Siamo con Francesco Cabrini, pilota bergamasco, che lo scorso anno ha avuto un buon finale di stagione risalendo fino al quarto posto del campionato della TR1 e anche delle belle prestazioni a livello internazionale. Francesco, allora, una stagione 2014 che in qualche modo comunque si è conclusa in crescendo. Sì, io sono abbastanza soddisfatto, sicuramente. Rispetto al primo anno di TR1 quest'anno ho fatto un buon miglioramento, sono sempre rimasto tra le prime posizioni concludendo al quarto posto finale, che è buono insomma. Al campionato europeo ho concluso al sesto posto assoluto, forse lì c'è qualche rammarico perché potevo fare qualcosa in più, però anche lì dai, non è andata male. Siamo già al lavoro per la prossima stagione, e allora che cosa ci prepari per il prossimo anno, o con quale moto correrai? Prossimo anno correrò con una Beta, correrò da privato e farò tutto il campionato italiano indoor e outdoor, e i miei obiettivi sono sicuramente di stare nelle prime posizioni e salire più volte sul podio e fare un buon campionato. Francesco, ci saranno delle persone che dovrai ringraziare per questo tuo, per la stagione trascorsa e per l'impegno futuro? Sì, voglio ringraziare il team che mi ha supportato nel 2015, le persone che mi hanno dato una mano, il mio seguidore, il mio meccanico Giuli, e come sempre mio papà e la mia famiglia. E anche per l'anno prossimo voglio ringraziare chi mi darà una mano, chi mi supporterà, mio papà sicuramente e tutti quelli che mi danno una mano. Bene, Francesco Cabrini, cavallo di razza del trio, sicuramente ci darà delle belle soddisfazioni. Grazie e in bocca al lupo per il 2016. Crepi il lupo, grazie. E tra i vari piloti di punta che abbiamo visto qua nella giornata di allenamento collettiva al campo di Chiuduno c'è un altro bergamasco, si tratta di Andrea Riva, pilota della categoria TR2. Nel 2015 ha fatto la prima stagione tra i semiprofessionisti ed è stato comunque sempre attaccato ai primi. E allora, com'è finita, diciamo, la stagione 2015? Com'è andata? No, è andata, diciamo, abbastanza bene, qualche risultato migliore si poteva fare, si poteva andare a podio più di una volta e non si è riusciti. Però è andata bene lo stesso, era la terza stagione con la moto, era la prima con il 300 nella TR2, per cui diciamo che è stata positiva, abbiamo migliorato tanto e adesso tocca migliorare un po', essere continuativi e trovare la nostra stabilità e andare forte, cercare di vincere il più possibile. Sì, perché ci siamo dimenticati di dire che questo giovanotto, quando andava con la bicicletta, ha vinto il titolo mondiale. Sì, esatto, ho vinto il titolo mondiale, sempre sono impegnato, ci vuole umiltà al lavoro e spero di continuare così e sembrare, non so, per dire niente, sembrare positivo negli occhi degli altri e fare le cose giuste al momento giusto. Sicuramente i numeri ce li ha perché lo abbiamo visto fare cose incredibili anche nel corso della stagione e siamo oramai alle porte del 2016, cosa bolle in pentola? Ma ci sono state qualche interessamento di qualche team e sempre con Beta perché la moto ci piace, ci troviamo bene, è un'azienda seria e resteremo sicuramente con Beta. Probabilmente ci sono c'è il Miton e sia il Trim Centro Italia e comunque vorremmo stare con Viscardi perché è stata una persona fondamentale quest'anno e se riusciamo a trovare un accordo sarei la persona più felice al mondo. Bene, di una cosa è certa, chiunque ingaggerà questo pilota avrà delle belle soddisfazioni. Grazie ad Andrea Riva, in bocca al lupo e un buon 2016. Grazie, grazie Francesco a te e alla prossima, sperando di avere ancora qualche intervista e da vincitore.
Categoria TR2, è uno dei piloti che sicuramente ha fatto parlare di sé nel 2015, è Sergio Piardi, un pilota bresciano, un pilota che è cresciuto sportivamente con Giacomo Saleri, un pilota che al suo terza stagione di gare chiaramente è già quasi a ridosso del podio dei semiprofessionisti. Allora, Sergio, una 2015 che ti ha dato tante soddisfazioni, la tua prima stagione tra i semiprofessionisti, percorso blu, com'è andata? Esatto, abbiamo avuto molte soddisfazioni, non potevamo, diciamo, chiedere meglio, perché sinceramente non pensavo di far così bene. Anche avendo fatto una gara in meno per un infortunio, abbiamo portato a casa il quarto posto, per cui diciamo che siamo soddisfatti. Ecco, c'è stato anche una bella soddisfazione a livello internazionale, il campionato europeo, categoria riservati piloti con la 125, com'è andata? Esatto, anche all'europeo è andata veramente bene, ho fatto secondo dietro a Toby Martin, un inglese. Diciamo che guardando le carte dovevo arrivare quinto, sesto, non me l'aspettavo neanche lì di arrivare a ridosso del primo posto, però diciamo che è andata veramente bene questa stagione. Ecco, tutto questo alla tua terza stagione di gare, io direi che non posso tranquillamente dire, con tanti anni di esperienza giornalistica, che sei uno dei pochi che riesce a fare questo, perché i tuoi avversari tutta gente che sta sulla moto dall'età di 7 anni, a cominciare anche dallo stesso Giacomo Saleri, tu invece al terzo anno di gare sei già pronto, secondo me, pronto per passare anche nella TR1. Sì, questo grazie all'aiuto di Giacomo e di suo papà, che tutti gli allenamenti mi seguono, alle gare mi seguono, sono cresciuto veramente bene, diciamo anche velocemente, guardando i pronostici non si pensava di arrivare così in alto, così velocemente. Si spera di crescere ancora, ora sempre allenarsi. Giacomo mi dà una grossa mano, perché è un pilota con grande esperienza e grande valore, e mi dà sempre una mano negli allenamenti e consigli come fare i passaggi o come diciamo intraprendere le gare, per cui è una grossa mano questa che mi dà. Andiamo al 2016, rimani ancora in sella alla Beta, come sarai organizzato per il prossimo anno? Sì, rimaniamo in sella alla Beta, il prossimo anno proveremo a fare meglio, diciamo nel campionato italiano, si correrà ancora in TR2 e si proverà a salire sul podio quest'anno, si spera. Noi ne siamo certi, perché è un altro di quei piloti veramente bravo. Un in bocca al lupo a Sergio Piardi e un buon 2016 ricco di soddisfazioni. Grazie mille, ciao. Torniamo in categoria TR1 e siamo con Giacomo Saleri, pilota bresciano. Giacomo, è una stagione 2015 che ti ha visto con qualche problema di troppo scendere un po' in classifica. E allora, com'è andata? Ma quest'anno non è andata decisamente bene. Sono partito male, ho sbagliato le prime due o tre gare, poi un piccolo infortunio alla caviglia e ho fatto abbastanza fatica. Gli allenamenti comunque sono pochi e quindi sono da quarto che ero, sono passato ottavo nella generale. Quest'anno niente, ho rinnovato di nuovo col 3D per il nono anno consecutivo, quindi sono contento. Ecco, speriamo di riuscire a impegnarmi, di riuscire a tenere questa costanza che ho ripreso adesso ad allenarmi e di andare avanti bene. L'obiettivo è di far bene, dopo quello che esce si vedrà. Sicuramente i numeri non mancano, Giacomo Saleri ci ha fatto vedere cose belle, deve ritrovare un pochettino più costanza di risultato e sarà sicuramente tra i protagonisti del 2016. Un in bocca al lupo e un augurio per una buona stagione entrante. Crepi.